Salve a tutte e tutti voi, care amiche ed amici di YouTube. Oggi, questa mattina, ho letto un po' di pagine del libro di Sani Gesualdi scritto da Nino Frassica. E poi, vabbè, non ho potuto più girare un altro video fino adesso, che sono le 18:20 circa. Sta calando adesso la notte, o già lo sta facendo da qualche decina di minuto. Ancora non siamo arrivati al giorno più buio dell'anno, quindi, però stiamo già in inverno. Poi dopo pranzo, che cos'è internet, no? Già non c'è bisogno di Kazaa, del P2P o peer-to-peer e quelle cose lì, che poi ti potevano multare per i diritti d'autore perché scaricavi un torrente di musica. Adesso semplicemente metti un titolo e la maggior parte dei titoli musicali ti appaiono in YouTube. E io ho ascoltato un brano che mi ha fatto venire nostalgia. Quasi tutto l'intero album ho ascoltato, a dir la verità, che avevo comprato quando ero molto giovane e vivevo a Castel Palocco, nelle terrazze lo comprai. C'era un negozio di dischi vicino a Salambo. È vicino a una delle tante fontane delle terrazze. E forse è stato il mio primo disco, se non uno dei miei primi dischi, dei Pink Floyd. Umma Gumma, Eugene, Careful with the Aids e altri esiti ancora. Perciò tu, Pietro Trevisan, come stai? Ciao, spero bene. Anche perché non dovresti stare bene. Giustamente ti interessa soprattutto a te stare bene, come se a me lo chiedano, ma stai bene? E certo, che scherzi, meno male, almeno sto bene. Infatti, vabbè, le mie digressioni, no? Vorrei sapere, tu da ragazzo, da giovane, che musica ascoltavi? Pink Floyd, Beatles, Vasco Rossi, o magari non è quella la musica della tua gioventù, non so, Little Richard, Elvis Costello, che musica, Elvis Presley, quale fu la musica della tua gioventù? E quindi oggi si può trovare tutto in YouTube, tutta musica, tutta cosa sono i vantaggi della commercializzazione del tubo, in pratica, che tutto il mondo si lamenta, ma poi in pratica piace a tutto il mondo. E quindi io ho ascoltato Atom Hair Mother, che ce l'ho in CD, però non mi funziona bene la radio, e l'avevo salvato anche in MP3, però perché c'ho problemi della memoria di 32 gigabit che il cellulare non accetta più. Faccio prima a navigare in internet e ascoltare in internet, in YouTube, Atom Heart Mother, che non riproducendola dall'MP3 o dal disco originale che ho. E poi che ho ascoltato Muddle, Master of Rock e altre ancora dei Pink Floyd. Beh, mi è venuta nostalgia della mia gioventù, perché ascoltavo quelle canzoni che in parte ho in CD ai 10-16 anni, cose così. Forse prossimamente ascolterò qualcosa degli Eurythmics. E sarebbe interessante che Pietro Trevisan ci possa acculturizzare sulla musica popolare, pop, contemporanea, anglosassone ed italiana, Jimi Hendrix, Eurythmics, probabilmente da qualche parte lì, io lo so, è così, lì da qualche parte ci avrà di sicuro qualche monografia su qualche periodo musicale e soprattutto molte biografie sui cantautori contemporanei.
di rock, di pop, Benny Goodman, Bruce Springsteen, The Who, Kiss, Sepoltura, chissà. Io credo sì, che tu c'hai molti libri biografici. Chissà quante sorprese ci potrai fare e quante cose ci potrai raccontare. Infatti è per quello che lo dico, perché mi aspetto che come video risposta, chissà le puntate, le monografie che farai sui cantautori. E soprattutto mi interessa Jimi Hendrix, Eurythmics, vabbè, ma Pietro, ti do carta bianca, pure su Lucio Dalla, guarda. Che fra l'altro mi sembra che era di Genova come te, no? Quindi magari lo avrai anche conosciuto. Troppo forte, veramente. Allora raccontaci qualcosa, se l'hai conosciuto. Perché è stato veramente molto bravo, Lucio Dalla. Di lui ho ascoltato, anche se devo dire che generalmente, soprattutto da giovane, a me la musica popolare italiana non mi sconfinferava molto. Preferivo la musica etnica, tipo tibetana, buddista, la musica classica. Musica popolare italiana non mi sconfinferava, a parte naturalmente La vita è tutta quiz e Cacao Meravigliao di Nino Frassica, che avevo comprato un cassetto nel mercato popolare di Ecilia quando c'era dietro tutta. Ecco, quella musica popolare mi piaceva perché era molto popolare, però altra no, difficilmente. Eppure un'eccezione per me era Lucio Dalla. Se no ascoltavo Pink Floyd, musica sinfonica, Tchaikovsky, Chopin e Beatles, Vasco Rossi anche mi piaceva ascoltare. Poi certo in quell'epoca o ascoltavi la radio o niente, perché non c'era internet. Adesso esce fuori un successo della stagione oppure un cantante che si afferma e tu trovi tutto il suo materiale su internet, addirittura neanche condividendolo peer to peer. Adesso proprio lo pubblica YouTube. Tutte le discografiche pubblicano in YouTube, ed è più quello che prendono in pubblicità in YouTube che non vendendo il disco o il cassetto. Quindi io vorrei parlarvi di musica, però succede che io non so come fare a mettere delle musiche nel mio canale, perché YouTube mi reclama i diritti d'autore e mi dice che se non tolgo il brano musicale o il video, mi toglie il canale. Allora io non so come mettere della musica nei miei video. So che molti ci riescono, bravi per loro, io non ci riesco. Poi che altro dire? Perché questo è una forma di mantenermi in contatto con tutte e tutti voi. Vi ringrazio di appoggiarmi, di sostenermi, di guardarmi, di farmi complimenti. Sono tutte cose che apprezzo. Continuate così, e perché mi dà ragione di essere in YouTube e di fare quello che faccio. Cercherò di fare sempre del mio meglio e spero di non deludervi. Poi, beh, commentari politici non ne ho. Per fortuna Italia si allinea con l'Europa per quanto riguarda i problemi che hanno in Ucraina. E speriamo che scoprino chi ha abbattuto l'aereo, perché almeno si avrà giustizia per l'aereo della linea filippina o thailandese abbattuto in Ucraina, per quella giustizia che non si è potuto avere e non si riesce ad avere a tutt'oggi con l'aereo della Itavia di Ustica. Almeno si farà giustizia adesso per le povere vittime, soprattutto olandesi, ma anche del resto del mondo, che sono state uccise. Non è stato un incidente, è stato un assassinato sopra i cieli dell'Ucraina. Chiunque sia stato, bisogna fare giustizia. Poi, per fortuna che non si parla più di mondiale, perché mi ha rotto i coglioni, e come anche Sanremo, un'altra rottura di coglioni. E io ho fatto un video, se non vi piace il calcio moderno, votate mi piace nel mio video, così faremo sapere che a noi del calcio
non ce ne frega un cazzo. La vera disciplina oggigiorno non sta negli stadi, è tutto un commercio, uno spettacolo commerciale. La gente impara a picchiarsi. Poi vabbè, ho fatto molti video. Spero che qualcuno vi abbia piaciuto. Fate clic nei banner pubblicitari e mandate i link ai vostri amici, anche ai vostri nemici. Magari saranno nemici vostri, non necessariamente miei. Poi più là farò un'altra lettura del libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica. Oggi ho letto circa 50 minuti, però se non succede che ci metto troppo tempo a leggerlo. Io ho calcolato che forse lo leggerò tutto in 8 ore. Vabbè, se vi potessi dedicare un'ora a settimana, farebbero 8 settimane, quindi fra 2 mesi sarebbe finito. Non me ne vogliate se magari non tutte le settimane riuscirò a registrare un'ora, perché costa leggerlo. Sono tutte malinterpretazioni grammaticali, tutti giochi di parole. È più difficile che recitare la Divina Commedia. Anche perché la Divina Commedia è difficile ma prevedibile quello che dice. Invece il libro di Nino Frassica è difficile ed è soprattutto imprevedibile. Per quello che io sento di avere un limite, perché vi leggerei molti libri, ma appunto io leggo lento, poi bisogna interpretare. Allora, che roba. Quanto ci metterei a leggervi il 10% di questi libri? 10 anni. Senza ma, senza ni, senza bu, il vostro Santen Chan vi lascia e vi ringrazia di averlo seguito. Domani è domenica. Domani è un altro giorno, magari sempre uguale. Tutti uguali i giorni, a parte il tempo che qua ha fatto molto caldo, essendo inverno. Ma domani è un altro giorno, dopodomani sarà anche un altro giorno. Beh, come dire, poi con quello che il Papa è andato a mediare 2 mesi fa, la pace fra israeliani e palestinesi, hai visto che apporto per la pace che ha dato? Come anche Clinton, Reagan, Bush padre, Bush figlio, Obama, che fanno tutti delle belle foto con palestinesi ed israeliani prima che si inizino ancora una volta, per l'ennesima volta, ad ammazzare fra di loro, parlando della pace, facendo delle belle foto, discutendo della road map, tutti fraternalmente abbracciandosi e baciandosi in bocca. Poi il giorno dopo si sgozzano. E quindi anche il nostro Papa in questo non è stato originale. Nostro, vabbè, vostro, non è stato originale. E ha fatto lo stesso che i presidenti nordamericani, solo che lo fa lui, sembra la novità in assoluto. Pensa, lui voleva portare la pace. Pensa se era un guerrafondaio che succedeva. Per fortuna i nostri politici non pensano di rappacificare la società italiana. Anzi, invece di negoziare la pace fra Ucraina e Russia, il Papa ci va, ci vanno i politici italiani, quindi forse conseguiranno lo stesso che fra israeliani e palestinesi, lo stesso che sono riusciti a fare in Siria e in Libia. Ma chi può imporre la pace a due contendenti? Una potenza armata? O la diplomazia civile e religiosa, includendo il Papa. Boh. Che enigmi. Vabbè, vi lascio.
Arrivederci a tutti. E tu, Marco Travaglio, ma ti serve davvero un collaboratore per il tuo affatto quotidiano? Beh, allora chiama a Sant'Inciano. Ti aspetta. Che aspetti? Che ti si sfugga un altro Indro Montanelli. Hai capito? E non capita tutti i giorni di avere un collaboratore così. Ma io dico sul serio, eh? Vabbè, e le occasioni si prendono al volo, se no, passano. Ciao.